storica, cioè degli ultimi anni, o perlomeno quelli dove prima ero al bilancio, poi dopo i servizi sociali, posso dire che l'attenzione che il Comune ha sempre avuto su problemi della persona, quindi della famiglia e dei servizi sociali, hanno sempre avuto la priorità su qualsiasi altro argomento. Per quanto riguarda la mia esperienza ai servizi sociali, un discorso di razionalizzazione di servizi, cioè di cercare di analizzare compiutamente e approfonditamente ogni intervento che i servizi sociali fanno, dove spesso si dice che una mano non sa quello che fa quell'altra, devo dire che i servizi sociali, le porte sono tutte aperte, la collaborazione tra le operatrici è totale e certi tipi di sprechi o di razionalizzazioni sono già stati vagliati e quelli che c'erano da fare sono stati effettuati. Il bisogno aumenta sempre di più, ripeto, è vero, i piani di zona negli ultimi anni sono andati sempre leggermente diminuendo, diciamo che però anche i servizi o la rete di servizi che c'è a Busto negli ultimi anni è anche aumentata, grazie anche al volontariato, tutta un'altra serie di iniziative che però sono sfociate, cioè sono attive nella nostra zona. E quindi una grossa collaborazione anche con il privato, diciamo, ha risolto alcune problematiche. Ecco, e quindi hanno permesso anche di recuperare magari qualche fondo, qualche risorsa per investirla in altri settori del servizio dove magari il privato non è arrivato in senso generale, sto dicendo quello che è successo. La domanda che ha fatto la consigliera Dalla è diversa, cioè dice da oggi ci bisogna dire no? Io ce l'ho detto, sul bilancio futuro se ne stavamo a farci adesso, quindi se c'è. Come dire, le notizie che arrivano da oggi non sono bellissime a livello generale perché si quantifica che in base alla manovra eccetera ci sono dei tagli sui comuni, se non sbaglio di spesa corrente intorno ai 3 milioni di euro, per cui se fosse confermata così è veramente, quindi, insomma, è evidente che dobbiamo fare un ragionamento. Per quanto riguarda i servizi sociali condivido quanto ha detto il Presidente che con il Busto storicamente ha sempre avuto un'attenzione altissima per i servizi sociali. Nell'ultima variazione di bilancio che abbiamo portato siamo stati in controtendenza rispetto a tutti, perché abbiamo fatto una versione di 144.000 euro di cui 90.000 in aumento, per cui alla fine abbiamo dato un segnale forte anche in questo momento di particolare difficoltà economica. È vero che purtroppo i bisogni stanno aumentando, adesso io non ho una storicità incredibile perché è da pochi mesi che sono lì, però noi lunedì abbiamo fatto il gruppo tecnico che abbiamo esaminato 128 domande quando la media era 40-50. Quindi vuol dire che il bisogno sta aumentando. Dopodiché ho fatto anche qualche domandina perché arriva lì quello che ti chiede il contributo come ci ha chiesto 100 euro di ASIS. Forse ce lo chiedo anch'io 100 euro di ASIS, adesso però, per cui bisogna stare molto attenti anche su. Per cui bisogna fare molta attenzione anche come vengono gestiti le risorse economiche. Io dico che per come io sto già annunciando anche quando abbiamo fatto questi tavoli tematici. Se mai ci dovesse essere una razionalizzazione dei fondi, le ricette sono due, cioè, per come la posso vedere io. Il primo è fare rete, perché se solo facendo rete, quindi lavorando insieme a molte associazioni, al privato sociale, eccetera, riusciamo a utilizzare il più possibile. Perché tante già sono capitate alcune occasioni di dire ma perché questo fai te, questo sto facendo anch'io? Cioè, per assurdo sono uno spreco di risorse, di energie, eccetera, potremmo convogliarle in maniera diversa. Il secondo, se ci dovesse essere un taglio, comunque farlo in maniera corretta. Io quello che sto già dicendo all'associazione è che se mai ci dovesse essere, io lo devo affrontare insieme a loro il taglio, nel senso che se mi dicono che la situazione, faccio un'osservazione, una piccola pallina, io gli devo tagliare 20.000 euro perché le risorse sono quelle, mi
siedo a tavolino con loro e dico ditemi voi dove possiamo razionalizzare all'interno del nostro servizio questi 20.000 euro, perché se dovessi farlo io a tavolino probabilmente non ho la coscienza di cos'è la cosa prioritaria per la nostra organizzazione o un'altra, per cui siccome, e questo ovviamente comunque è il concetto di rete, ci mettiamoci tutti insieme, se mai ci dovessero essere dei tagli, lo affronteremo così. Io oggi non ho proprio un dato figlio, io spero proprio di no, ripeto, abbiamo dato un segnale in controtendenza, per cui spero venga un attimino confermato anche questo. Signore, non vorrei tirare un vicino la domanda che ha fatto Elena. Vedo che nella costruzione di quello che è, le risorse sono le risorse, dice il fondo sociale regionale, non sappiamo cosa gli danno. Il fondo nazionale delle politiche sociali, non sappiamo nemmeno di che cosa gli arriva. Quindi, quando invece arriviamo al punto risorse proprie, a questo punto la domanda deve essere fatta all'assessore, magari prima del posto presidente, illustrante, così come passa la sua, però lei sta sapendo che resta oggi questa amministrazione, se si è già posto il problema di come, perché i 100.000 euro che avete messo, integrato o non integrato, sono ben poca cosa, perché rispetto alle situazioni che ci hanno presentato alla società di un'istituzione. Mila, questo mi stai dando una chiara rappresentazione dove c'è l'espansione del servizio di assistenza. Soprattutto per quanto riguarda probabilmente attuazione interventi e servizi rivolti ad anziani, ad adulti, perché il problema non è solo gli anziani, il terzo settore non è solo i disabili, non è solo i minori, che cominciamo e ne va un'altra volta, ma il problema si estende agli adulti, perché oggi abbiamo le due povertà, dopo le due povertà abbiamo identificato il concetto che ormai è l'adulto. Quindi a questo punto la mia domanda è precisa, l'amministrazione è disponibile a sacrificare altri spazi di intervento, non so dove, come, quale altri spazi, eliminando alcune manifestazioni per esempio, per venire incontro a queste che sono delle esigenze particolari, speciali in questo particolare momento della vita italiana, della vita italiana. Questa è la domanda, cioè io pongo all'amministrazione un problema di fondo, cioè dire che l'amministrazione se devi spendere 100 euro 10 euro per una manifestazione, non è un interesse una manifestazione, spendila nel settore dei servizi sociali, perché in questo momento questa necessità c'è, quindi voglio una domanda, necessità. Andando a ricercare fondi, in certi infatti, che ci sono e dove l'amministrazione è ferma, quindi questo è significante di quello. La razionalizzazione viene dopo, perché ogni razionalizzazione è possibile laddove sappiamo qual è il budget, ma oggi stiamo ragionando senza numeri, non sappiamo la regione che cosa farà. Qui abbiamo ogni anno un decremento nel servizio del 10% probabilmente necessario nella logica 1654 milioni 654 2009 siamo scesi a 1.400.000. Quindi a questo punto una scelta che fa l'amministrazione, se si vuole qualificare in un certo modo oppure in un altro modo. E quindi questa è la mia domanda precisa sulla circostanza di questa scelta. Grazie consigliere. Consigliere Rossi, prego. Io direi che se anche noi dovessimo razionalizzare i nostri interventi questa sera dovremmo distinguere i due argomenti. Il primo argomento era quello dei piani di zona, l'assessore ci ha illustrato quelli che sono stati gli incontri. Mi pare che anche Erika Dada ha riconosciuto che la tradizione dell'attenzione che le varie amministrazioni hanno avuto per i servizi sociali continua e di questo